Signori, benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Cyberpunk. Nell'episodio precedente ci eravamo lasciati con la storia di Johnny. Abbiamo vissuto quello che Johnny, insomma, provava per Alt, varie situazioni e tanta roba. In questo episodio invece ho appena terminato una missione secondaria che però, se l'avessi saputo prima quello che stavo andando a fare, iniziavo a registrare. Praticamente Evelyn, che abbiamo salvato un paio di episodi fa, è morta, si è tagliata le vene. Abbiamo approfondito un pochino il rapporto con Judy, siamo stati vicini, niente di chissà che cosa, però fatto sta che Evelyn è morta, ha deciso di farla finita e minchia, mi rode un po' il culo che mi segnano personaggio principale, diciamo, della storia, così che ti muore in una missione secondaria. Un po' strano. Inoltre mi sono anche comprato una nuova auto, che sarebbe questa qui. Sì, è un po' una merda, però non è male. Fatto sta che attualmente abbiamo una sola missione principale ed è lì che vorrei andare. Dobbiamo incontrare Takemura. Vediamo cosa succede, perché dovevamo fare quella cosa del Mikoshi. Varie situazioni lì, ci sarà quella parata da vedere della Arasaka e quindi dobbiamo cercare di organizzare un buon piano. Ci eravamo salutati, infatti abbiamo parlato con Wakako, abbiamo fatto tanta roba, abbiamo conosciuto i Voodoo Boys. Insomma, diciamo che di personaggi e di cose ce ne sono. Le missioni secondarie sono interessanti, onestamente. Molte di queste sarebbero da vedere. Ci sono sia i contratti, vi faccio vedere. Ci sono sia i contratti che sono queste qui, per esempio neutralizza il bersaglio. Sapete che vi dico? Mentre ce l'ho accanto vi faccio vedere più o meno come funziona un contratto. Questa è una missione secondaria in teoria. Semplicemente ci avviciniamo in una zona, a volte dobbiamo fare altra roba. In questo caso dobbiamo neutralizzare qualcuno. Vediamo, andiamo a vedere di chi si tratta. In teoria è qui. Mi chiama Regina. Vi, ho un problema con i ratti nel mio quartiere, un po' come tutti. Solo che questi ratti sono di dimensioni umane e somigliano un sacco ai Tiger Claws. Il più grosso è una certa Taki Kenmochi. Fa un favore alla tua fixer e dalle una ripassata, ok? Dettagli allegati. Perfetto, e qua ci dice che appunto in questo luogo dobbiamo eliminare qualcuno. Cosa? Questo qua mi stava prendendo a calci. È assurdo quando registri. Vaffanculo. Era lei? Sì. Dolce vita, conversazione, euro-dollar. Bene, allontanati dalle macchie. In questo caso, che abbiamo eliminato i ratti, questa era abbastanza semplice. Penso che era una delle prime che mi ha dato e magari io la sto facendo ora, quindi era, diciamo, da fare molto prima che eravamo così. Tra l'altro un bel po' di soldi, come vedete, 56.000. Ne ho spesi 13.000, calcolate, per l'auto, quindi meno male. Ne ho fatti un po' di soldi tra secondarie e varie cose. Come vedete, questo era un contratto. E ci paga $1.690. Come vedete, questo era un esempio di un contratto. È stato abbastanza veloce. Poi ci sono contratti un po' più difficili, o di trovare qualcuno, di cercare cose. Comunque, fondamentalmente, queste sono secondarie, proprio a livello super secondario. Però ci sono robe che non sono proprio secondarie, che sarebbero i personaggi vari, che ci danno comunque missioni e approfondiscono dei personaggi, solo che non fanno parte, diciamo, della storia principale, per cui portarle su YouTube sarebbe un po'... minchia, non so quando finisco la serie, capite? In parte a me, da un certo punto di vista, sarebbe un favore se uno le porta, perché... cioè, alla fine, portando anche le secondarie, significa che ogni volta che io gioco vado a registrare qualcosa e magari non sto a perdere del tempo io a fare le secondarie, poi perdere del tempo relativo, però parliamo in ambiti, insomma, di per caricare video, perché devo portarmi avanti un po' con le secondarie per poter andare poi avanti sulla storia, anche perché è una cosa che porta vantaggi a me, essendo che comunque con le secondarie vado a trovare armi, vado a modificarmi un po' il personaggio, faccio roba più, insomma, più interessante. C'era una macchina in vendita che volevo comprare, che era la... costava tipo 57k, potremmo acquistarla in questo momento. Il problema è che rimango senza soldi e soprattutto non mi convinceva. Voglio aspettare che magari ci sia una macchina più, molto più forte, oppure di fare più soldi.
Comunque Cyberpunk penso sia ambientato comunque in una... cioè in Giappone sicuro. Non capro mazioni. Oh, perfetto. Sai che ci teneva di più a onorare la memoria di Arasaka-sama con la parata? Il suo assassino. L'ironia mi dà il volta a stomaco. No, non ci credo. Non vedo come possa esserci utile. Credevo che gli Ari non... interessavano le tradizioni. Oh. Non c'è tempo da perdere. Non vedo come possa esserci utile. Mi è venuta un'idea. Guarda il cielo. I carri da sci passeranno precisamente da qui. Se riuscissi a salire sul carro di Hanako-sama, potrei parlare con lei in privato. E come ci sali? Ecco. Beh, saltando, ovviamente. Ti aspetti davvero troppo, Goro. Non riusciresti a farlo nemmeno se avessi ancora i tuoi begli impianti. Ho pensato a una soluzione. Mentre tu pensavi ai tuoi loschi affari, io ho scoperto qualcosa sui cari. Li tengono tutti insieme in un posto, il parco industriale dell'Arasaka. È lì che li preparano. Dobbiamo solo infiltrarci nel complesso, trovare il carro giusto e infettare il sistema con un virus. Poi tu potrai disattivare i sistemi di sicurezza prima che io mi infiltri dentro. Beh, non è male come piano. Comunque, se per lo schiaffare intendevi cercare di farmi giù, di... sì. Ci sono molti modi per farlo. Servirà... So cosa serve. Me ne sono già occupato. Ho uno Shad infetto. Non è costato poco. Cioè, io mi aumento l'intelligenza per sbloccare queste zone di carisma. E poi lui sa sempre tutto. Dove hai preso lo Shard? Vedi, posso fargli questa domanda in base alla mia intelligenza. Dove hai preso lo Shard? Però... Al di là del canale. Kabuki? Ah, allora forse è un programma quasi decente. Attenzione. E se non lo è, ho qualche asso nella manica. Buono a sapersi. Va bene, prendiamo sto shard, vediamo. Dobbiamo continuare. Perfetto, quindi grazie a questo possiamo disattivare poi i sistemi di sicurezza per permetterle a lui di entrare prendere dentro il carro. Prendere il controllo del carro è un primo passo, ma non basta. Mi preoccupa la sicurezza, e in particolare i tiratori. Sarò un facile bersaglio. Ma forse ho la risposta. Okada-san ha parlato di telecamere in città. Se otteniamo l'accesso, vedremo esattamente dove sono i tiratori. Potrai occuparti di loro in anticipo. In effetti. Però certo, io faccio il lavoro sporco. Vabbè, ma sti cazzi, sempre un po' piano. Non hai niente da obiettare? Sarà piuttosto rischioso. Sì, beh, mi ci sto abituando ormai. E ora, che ne direste di un piccolo test? Dobbiamo provare lo Shard. La sala controllo delle telecamere è di fronte a noi. Devi accedervi e infettare la rete. È tutto qui. Okay. E nel frattempo tu cosa farai? Ti berrai una birra? Non tocco alcol. In servizio. Ti coprirò le spalle. Adesso, datti da fare. Ok, infiltrati nella stanza della sicurezza. Ha funzionato. Ok. Che funziona davvero? Diario di Wollstoneware. Che io queste cose me le vorrei leggere, raga. È vero anche che di quanto ne ho prese c'ho tipo da leggere. Pensavo di fargli un episodio, leggerli insieme, magari farvi vedere un po' di lettura, oppure farvi il riassunto più o meno di ogni argomento che poi vado a prendere. Vedrò di... vediamo. Allora, sono un ladro, no? Il sistema è nostro. Fatto, il sistema è nostro. Lo Shad funziona. Bene, la parte più facile è fatta. Infiltrarci nella zona industriale dell'Arasaka non sarà una passeggiata. Ma prima di discuterne... Prima di discuterne si fermano. Porca puttana. Signorina, si tolga dai coglioni. Siediti. Non ho mangiato niente da ieri. Oh, sushi. Dammi il meglio che c'è sul menu. Oggi vi consiglio sicuramente gli yakitori. Non so cosa minchia sono, qualsiasi ma qualsiasi cosa che non sia cibo locale, per favore. Ci vediamo domani. Non avrei mai pensato di dirlo, ma questo stronzo dell'Arasaka può essere utile.
È un cane ben addestrato, basta dargli degli ordini. Poi, appena non ci serve più, lo facciamo fuori. Attenzione. Minchia, mi sta venendo fame. Può ancora essere pericoloso. Non è al top della forma, certo. Ma anche senza impianti potrebbe eliminarci in un attimo. Cosa te lo fa pensare? L'hai visto in azione? No, ma lo so. Da come cammina, dal suo sguardo. Ne riparliamo più tardi. Certo, è potente, ma poi io dico, non si capisce che è un membro della Arasaka, dato che guardate l'impianto che ha dietro la testa. Yakitori. Che non ti piace? Ok, ho tracciato un piano. 1. Ci infiltriamo nel parco industriale della Arasaka. 1.5. Hackeriamo il carro di Hanako-sama. 2. Durante la parata, con il mio aiuto, tu elimini tutti i cecchini. 3. Io salgo sul carro. 4. Convinco Hanako-sama della verità. Vabbè, sì, beh, sembra una missione suicida, ma ho fatto anche cose più stupide, quindi... Cose più stupide che derubare Arasaka? No, più di quella ancora no. Fisso standard piuttosto alti. Ora devo andare. Bisogna fare una ricognizione. Va bene, Che fai? Ho abbastanza cose da fare. A questo pensaci tu. Diciamo che è abbastanza incazzato lui. Perché Saburo non l'ha impedito? Perché Saburo non l'ha impedito? Non riesco a capire. Poteva accorciare il guinzaglio a suo figlio. Arasaka-sama era un uomo forte e disciplinato. L'uomo più forte che abbia mai conosciuto. Eppure, nel momento più importante, si è mostrato debole. Per Yorinobu? Per sua figlia. Quando Yorinobu ha messo insieme la sua banda e dichiarato guerra alla sua stessa famiglia, Arasaka-sama poteva annientarlo in un attimo. Ma non l'ha fatto, perché non voleva far soffrire sua figlia. Hai Quando capito. Yorinobu è tornato con la coda tra le gambe, è stata lei a convincere suo padre a dargli un'altra possibilità. Capisci? Hanako-sama ha salvato Yorinobu dalle conseguenze delle sue azioni. Vabbè, è sempre suo figlio alla fine, dai. Quindi diciamo che è comprensibile. Però si è fatto inculare male. Forse le cose stanno per cambiare. Se convinciamo Hanako della nostra versione dei fatti, la sua coscienza potrebbe entrare in gioco. Sempre che ne abbia una. Prima dobbiamo arrivare a lei. È ora di fare una ricognizione. Ti chiamo più tardi. Allora, ho riavviato il gioco e in effetti sembra tutto andare più fluido. Allora, dove abbiamo fatto? Che cazzo, in che lingua sto parlando? Allora, attendi che Takemura termini la ricognizione tra un giorno. Perfetto. Nel frattempo, che noi aspettiamo, ci raccogliamo sto bordello. Arasaka e ornitologia, 3 parole giapponesi. Ah, che cazzo me ne frega, stai aspettando un amico. Allora, oddio, attenzione, passiamo in mezzo al traffico, senza un minimo di rispetto, nemmeno un incidente. Prosico, raga. Allora, come vedete, questa macchina che abbiamo dietro è la mia stessa auto. L'unica cosa che non capisco è che io quest'auto l'ho acquistata così. Ci sarà per forza un modo per renderla più bella esteticamente, perché non è possibile che tu ti prendi 13k un'auto spasciata e arrugginita. Cioè, a me piace il modello, ma non credo che il modello devo tenerlo per forza così. Secondo me si può fare, dobbiamo solo vedere come. Per adesso concentriamoci sulla missione, che poi forse un'idea ce l'ho e poi vi spiego anche cosa. Qua, ci vediamo lì. Tra l'altro queste qui invece, queste altre, sono delle missioni dove ci sono praticamente dei criminali che noi possiamo spazzare via, vedi, e ottenere delle prove che, di quello che stanno facendo. Una bella flash. Ah, culo. Oh, sta cansato. Sigan pressionando. Oddio, una cinese incredibile.
secondo me andiamo ad ottenere di più. Guardate, euro 5.000 dollari. Sono veramente felice di questo. Vedi, queste sono piccolezze che possiamo andare a fare in giro per Night City. E fidatevi che è divertente farli. Magari un po' meno da guardare, ma farli è fantastico. Mamma mia, è una carriola sta cosa. 13k. Non so quanto spesi bene, però a livello estetico mi piace. Cioè, non mi piace soltanto il colore, come è conciata, sembra proprio rubata. Però rispetto alle altre, c'eravamo quel fuoristrada lì che è troppo molleggiante, non mi piaceva per questo. L'altra è una macchina troppo lunga. Questa qui, meno male, sembra una Lancia Delta. Oddio, porca puttana. Tra l'altro siamo proprio sul parco industriale che ci ha mandato la foto Takemura. Ed eccolo qua. Tempismo perfetto. Vai a fare in culo. E la ricognizione? Direi che ho raccolto abbastanza per tentare. Il complesso è ben protetto, ma dovremmo farcela. I carri sono nel magazzino principale. Il tuo compito è semplice. Entrare. E come? Più silenziosamente possibile. Ma sei tu il ladro. Non dubito della tua abilità. Una volta lì, dovrai cercare il carro più grande e infettarne i sistemi. E tu dove sarai? Io creerò un diversivo. Non dovrebbero scoprire le nostre intenzioni. Sai cosa odia più di tutto la Lasaka? Cosa la confonde? Il blocco delle comunicazioni. Non poter parlare tra loro. Sono i primi a gridare al sabotaggio. Dai con l'ansa. Puro caos. Mi faccio vivo io. Soprattutto i pantaloncini tattici. Tutte queste porte chiuse. Non vedo il motivo. Oh, granata. Oggetti comuni. Minchia, ma allora quindi tu te ne vai e me mi lasci così. È riuscito a centrare l'uscita? Ah. Cazzo. Come cazzo è? Ma guarda che complesso. Cioè, è ovvio che... Mamma mia, lì c'è la Lasaka Tower. Porca puttana. Entro così? No, ma anche no. Allora, devo trovare un'altra uscita perché la prima è troppo controllata. Madonna. Quest'altra è peggio che peggio. Ma se c'è una guardia... Posso distrarlo in nessun modo? Oh. Alt, chi va là? La camera la spengo. E a te ti metto qua dietro. Che cazzo. Non si voleva girare, dobbiamo stare attenti a quello che facevamo. Occhiali. Metto in sicurezza la... Mamma mia, raga. Pensavo mi faceva la morte dall'alto, invece no. Allora, le barriere qua sono alzate, di conseguenza dubito che possano vedere questo cadavere. Sì, un paio di cazzi, raga, mi hanno sgamato all'ultimo. Eccoli. Mamma mia, ma è proprio forte. Tra l'altro stiamo trovando armi bestiali, raga. Ok, trasportiamolo. Prendetelo di lato! In che senso Roger. Prendetelo di lato? Fatto anche questo. Togliamo il software virus. Aspetta, ho capito. Aspetta, cazzo, una B della Lasaka. Andiamoci da coglioni. Sali, porca di quella puttana, sali. Ha funzionato. Ottimo lavoro, B. Ok, e ora? Ora torniamo nell'ombra e ci armiamo di pazienza. Ti contatto prima della parata. Bene, a sto punto appunto dobbiamo solo aspettare la parata. Come se non ne avessi già abbastanza. Interessantissimissimo. Bene, prima di terminare questo episodio però voglio andare a casa per vedere insieme. Uno, vi faccio vedere una roba. Due, devo cercare di
di vedere se posso personalizzare il colore del mio veicolo. Che a 120 fa sta roba, raga. Minchia, nel 2077 le auto vanno così, ma che due coglioni. Adesso può sembrare una cazzata, però un gioco così, ambientato nel 2077, strafuturistico, lo si può vedere dalle città, dai carri che fa, cioè si vede, guarda questo ologramma del pesce, quindi guarda che livello di tecnologia incredibile. E poi vedi auto di merda come queste, che comunque, cioè, sono proprio lente. Questa qui sembra una Lancia Delta rivisitata. Ma il problema è la velocità che fanno, non è che dice solo l'estetica e sti cazzi, ma proprio sono lente. Guarda quella pezzo di auto. Eppure, se le prendi, non è che sono chissà che cosa. Avvistamento cyber psicopatico. Che qua c'è una casa che costa tipo 55.000, raga, potrei comprarmela, ma... Proprio la casa è una delle cose più inutili, a parte a farti da magazzino, guardaroba, le varie cose, accedere al tuo computer. È solo una questione di spostamenti, poi va. Solo che magari tu ti trovi in zona e hai la casa lì. Quello lo farò solo quando veramente ho soldi da buttare. Cosa che attualmente non ho, motivo per cui ho preso anche questa macchina qui che costa 13.000. Proprio per non andare a spendere i 57.000 dell'altra. Ma i danni estetici o non ci sono o la macchina è stra resistente prima di rompersi. Ecco, questo è tipo il sub che abbiamo noi. Vedete che ci sono tipo altri colori. Per forza si deve cambiare il colore, perché non è possibile che io abbia un'auto che magari, sì, ti piace il modello ma non ti piace il colore. Proprio è il colmo non mettere una roba del genere. È troppo banale per non essere messa, perché tu che mi metti il veicolo, che a me piace sto modello di auto qui perché, aia, perché sembra la Delta, ma vedi che si rompe, perché sembra tipo una Lancia Delta, e poi non mi fai la possibilità di farla, non lo so, rossa, arancione, tipo io un'auto del genere la vorrei, non lo so, sul rosso o bianco. Allora, perché penso che si faccia a casa? Perché quando sono andato sulla rete, vedete qui? E la tua isola, immagine non trovata, ma qui nel paradiso solo potessi, qua non lo so perché, però c'era tipo case in affitto dall'altra parte, di certo non una che costa così tanto. Vediamo, andiamo sul diario, veicoli acquistabili e appartamenti. Allora, abbiamo questa qui a 55.000, quest'altra a 40.000 e quest'altra a 15.000. Ecco, questa da 15.000 potremmo prenderla. Vedete che questa qui è la stessa macchina in una versione migliore. Anche i cerchi sono diversi. Guardate i cerchi miei quanto fanno cagare. Davanti ce li ho di un tipo bianchi, mentre dietro ce li ho rossi di un altro modello. Cioè, fa troppo cagare per essere questo. A Japan Town, questo appartamento. Anzi, 15k, dai, 15k li possiamo fare. Ci siamo ripagati la macchina, facciamo finta che abbiamo preso casa e macchina con 15k. Tanto le missioni che abbiamo fatto così, adesso che so che quelli, diciamo, piccole scene di aggressione che trovi in giro ti possono far trovare quei soldi, come prima che ho trovato 5k, le faccio più spesso, che molte volte le ignoro per via che sono cose stra secondarie. Qua ci sono anche stato. C'è pure quella che mi vende gli hot dog e il viaggio rapido per andarci direttamente. Affitta appartamento. Ok. Questa. Oh. Vabbè. Qua c'è pure la chitarra. Suona la chitarra. Attenzione. Beh, questo ce l'ho probabilmente grazie a Johnny. Comunque, tipo la chitarra. Allora ce l'hanno una sua unicità gli appartamenti. Per esempio lì c'era non c'era la chitarra. Qua posso comunque sedermi, guardare la TV. Qui mi posso sedere qua a fare cosa? A fumare una sigaretta e bere del whisky. Ah, bevo del whisky. Bellissimo. Cosa? Intanto abbiamo i messaggi, megalotteria, questi qui ce l'abbiamo sempre. Rete. Già qui per esempio N Cart non c'era. Organizza supervisione trasporti pubblici. Beh, qua è tradizione giapponese.
sono riuscito purtroppo. Bella sta casa, meglio della mia. Cioè meglio della prima, diciamo, che era abbastanza moderna. Oh, non sono ancora riuscito onestamente a capire un po' come si cambia il colore alla macchina. Spero si può fare. Per il momento, ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk, dove proveremo a fare robe incredibili. Alla prossima, belle mie.